all'interno di questo settore e che portano naturalmente qualità e benessere alla scuola. In questo personale in realtà non solo non viene tagliato e ignorato, ma in previsione, se andiamo a leggere la 107, c'è addirittura un pericolo di ulteriore riorganizzazione, per cui si vuole costruire reti di scuola e non più assegnare il personale amministrativo alle singole istituzioni scolastiche, ma assegnare il personale amministrativo a un insieme di reti di scuola subprovinciali. Quindi sono in arrivo altri tagli, un'altra scure che si abbatte sui lavoratori della scuola. Questo è necessario, dare dignità a questa categoria che non viene assolutamente considerata dal governo, pur essendo essenziale, e quindi noi voteremo a favore di questo emendamento. Grazie, onorevole Gallo. È scritta a parlare la deputata Pannarale. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento, come sappiamo, non passerà. Però quello che non può continuare a passare è il fatto che questa sia una questione che viene costantemente rinviata. È stata affrontata già in numerosissimi interventi prima. Noi lo abbiamo detto sia in discussione in Commissione Cultura, ma anche nella discussione generale di ieri. La scelta da parte del Governo di inserire nel decreto la proroga degli appalti per i servizi ausiliari e di pulizia delle scuole è una misura assolutamente positiva e, aggiungo, necessaria. Peraltro, già alla fine di dicembre, di fronte alla scadenza della convenzione quadro CONSIP, alla non attuazione e alla scadenza al 31 marzo del programma Scuole Belle, circa 8.000-9.000 lavoratori e lavoratrici avevano già cominciato a ricevere lettere di licenziamento. Dunque, la misura è assolutamente necessaria. Il problema però è enorme, è una questione sociale grandissima, occupazionale altrettanto grande, riguarda circa 21.000 lavoratori e lavoratrici e metà di questi lavoratori sono nelle regioni del sud. È una questione talmente importante da non poter più essere rinviata. Allora, bene questa proroga, ma finiamola con le proroghe e proviamo a dare una soluzione definitiva al problema. Lo dico al governo che, diciamo, ha deciso ancora una volta per una misura tampone, però dovrebbe provare ad interrogarsi su come si risolve definitivamente questa questione. E noi proviamo a dirlo in questo emendamento ed è la ragione per cui intervengo. Le esternalizzazioni sono state un fallimento. Credo che questo sia un punto sul quale si possa essere tutti d'accordo. Un fallimento sul piano della qualità dei servizi, un fallimento sul piano della trasparenza, sul piano della stabilità occupazionale. Ci sono lavoratori e lavoratrici che vengono chiamati a ricoprire delle mansioni per le quali non sono formati, che sono assolutamente inappropriate rispetto a quella che è la loro formazione. Allora, noi lo diciamo negli emendamenti che abbiamo presentato a questo decreto, bisogna puntare ad una reinternalizzazione di questi servizi, bisogna porsi il problema di una progressiva stabilità occupazionale di questi lavoratori e di queste lavoratrici e bisogna quanto prima, urgentemente, cosa che non è stata fatta in sede di discussione della 107, predisporre un piano straordinario di assunzione per tutto il personale ATA, che è un pezzo assolutamente fondamentale di quel progetto educativo che ogni giorno viene costruito nelle scuole. Io mi auguro, sottosegretario Toccafondi, che a questa misura necessaria si faccia seguire in maniera definitiva una soluzione chiara. Grazie, onorevole Pannarale. Non ho altri iscritti a parlare. Onorevole Marzana, a titolo personale.
Grazie Presidente. È il caso di ribadire ancora una volta che questo governo non ascolta le vere esigenze della scuola, di chi la scuola la vive tutti i giorni, la frequenta o ci lavora. In particolare voglio soffermarmi sugli ATA, quindi assistenti tecnici amministrativi e collaboratori scolastici. Bene, quello che serve loro non è tanto la proroga dell'appalto del servizio, quanto un potenziamento degli organici, perché i collaboratori scolastici ci sono essenziali per tenere le scuole aperte, per attuare quella famosa autonomia che il governo ha svuotato di contenuto, per tenere le scuole aperte anche nel pomeriggio. Sono necessari i collaboratori scolastici.